Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, adesso farò questo impasto per fare una pizza o una focaccia, poi decido cosa fare. Ho preparato le farine, sto usando una farina tecnica per pizza e in più ho messo 100 g di rimacinata, di semola di grano duro, perché la voglio bella croccante. Quindi, dopo aver mescolato le farine, aggiungo l'acqua, ci metto l'acqua, giro. Qui adesso non fate caso che non sono così veloce, ho velocizzato il video per accorciare un po' il video. Ecco qua. E adesso, mio marito che sta passando, e adesso peso il lievito. In questo caso metto i licoli, se volete potete mettere la pasta madre solida, magari aumentando un'anticchia di acqua, un po' di acqua. 90 grammi, 80 grammi, scusate, possono bastare di licoli, anzi sono anche troppi, andavano bene anche 70, vabbè, ormai l'ho messo. Aggiungo l'acqua ancora un po' per volta, l'acqua rimasta. E con l'acqua mi regolo, io ho messo la dose che ho messo, però a seconda delle farine che usate ce ne può volere più o meno, quindi regolatevi. Farò un impasto molto morbido. Ci aggiungo l'olio e adesso è rimasto il sale, quindi metterò un altro goccino di acqua per far sciogliere il sale, ecco qua, e continuo a mescolare. Metto un goccino di acqua sul sale che ho messo, quindi è una pizza anche ad alta idratazione. L'idratazione per la pizza dovrebbe essere il 66%, invece questa sta oltre il 70-75, resta poco. Allora, avete visto, ho continuato con le mani ad impastare e poi ho tagliato naturalmente, quindi impastate per benino e poi vado così con le pieghe in ciotola dopo aver fatto riposare l'impasto una mezz'oretta. Continuo. E poi lo lascio ancora riposare. Eccolo qua, vedete, sta prendendo consistenza. Faccio delle pieghe così, sempre in ciotola, in questo modo. Ok. Ecco qua. Vedete, bello setoso. Adesso questo impasto va in frigo. Va in frigo e guardate, prima di metterlo in frigo faccio ancora delle pieghe così e lo lascerò in frigo per 2 giorni. 2 giorni, quindi sono 48 ore. Dopodiché lo tiro fuori e lo lascio acclimatare 4-5 ore. Allora, eccolo qua. Beh, devo dire che è molto molto idratato, quindi vediamo un pochino che cosa ne esce fuori. Allora, ho messo tanta semola sul piano di lavoro e non vado direttamente sulla teglia, voglio fare un passaggio, ma proprio diciamo tipo una preforma senza toccarlo molto per farlo riprendere un pochino. Forse si sono passate tante ore, più di 50 ore, forse sono un po' troppe, però la farina lo permette perché è una farina per lunghe lievitazioni, specifica per pizza. Ecco, avete visto, ho appena piegato senza proprio quasi senza toccarlo. Lo appoggio qui sempre con un po' di semola su questa teglia e lo copro con un panno. Lo lascio minimo un'ora, un'ora e mezza, devo aspettare che si avvicini l'orario per infornare. Eccolo.
Ecco l'impasto. Adesso lo prendo, metto sempre l'antasemola. Ci farò sì una teglia di pizza, diciamo pizza bianca, perché la focaccia deve venire un pochino più alta. Io non ho fatto molto impasto, poi a mio marito piace, non piace la focaccia alta, ma tipo pizza un po' più bassa. L'importante è che ci sia lo spazio per inserire, per aprirla e inserire, la mortadella. Allora, faccio questi passaggi, vedete, in questo modo. Intanto preparo la teglia, ci metto la spennello con l'olio, l'ho pulita, sempre la stessa, questa. È quella che ci faccio di solito le pizze perché stacca molto bene. E adesso, ok, con le mani unte riprendo a spingere un pochino l'impasto con le dita, però lo metto direttamente dentro la teglia, così. Scusate un attimo. Ok, guardate sul canale, trovate altri video di pizze, naturalmente ce ne sono tanti, però ecco, ogni tanto bisogna rinnovare perché magari questa è fatta in un modo diverso, con altri tipi di farina, però se cercate sulla playlist ne trovate tante, anche della focaccia. Ecco, spingo così con i polpastrelli. Ok, la sistemo per benino. Ci metto un po' d'olio così posso massaggiarla meglio. Olio d'oliva extravergine. Olio che abbiamo comprato direttamente dal frantoio. Ok. Beh, vista così non ci sono tantissime bolle. Sì, ci sono, ma non più di tanto. Ok, quindi la lascio ancora, la copro naturalmente con la pellicola e la lascio ancora almeno un'ora, anche un'ora e mezza, prima di infornarla. Dopodiché, intanto che si scalda il forno, ho messo il forno a 250, ma anche a 260 se vi arriva. Metto ancora un pochino d'olio, un'altra massaggiatina e quando il forno è a temperatura, deve essere bello caldo. Il mio arriva anche a 280, devo dire, però poi magari mi arriverà una botta di corrente. Quindi ho messo 2,60. 2,60, metto un po' di sale grosso sopra, avete visto, e appoggio la teglia direttamente a contatto sotto per 10-15 minuti. Poi la controllo sotto e vedo se è pronta, la alzo e la metto al piano centrale. Ed eccola qua. La mia pizza bianca è pronta e adesso voglio vederla dentro com'è. Vista così, una pizza normale. Invece guardate dentro com'è ben alveolata e poi è croccante sopra. Sopra è croccantissima. Guardate, ci sono molti alveoli. E per farla venire un pochettino più alta bastava mettere un suolo un pochettino più piccolino, però a noi piace così e direi che è buonissima. Adesso l'assaggio subito con un po' di mortadella e questa è la nostra cena. Bene amici, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a commentare e magari a rifare questa pizza, così mi dite come vi riesce. Un ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!